Tra un salto e un altro siamo di nuovo a Roma Extra Roma, e quando sentirete il nome di questa persona dice: ma come, di solito fa questa la Roma? Oggi è Roma Extra Roma perché non c'è campionato. Poi quando parleremo solo della Roma torneremo a essere questa la Roma, può darsi già dalla prossima settimana se avremo notizie certe sul calciomercato giallorosso. Ci colleghiamo col nostro direttore di redazione di questa la Roma, Luigi Basculli, oggi da Martina Franca se non vado errato. Luigi, buon pomeriggio. Ciao Roberto, un caro saluto a te e a tutti i nostri radio web ascoltatori. Allora, visto che sei tornato a Martina Franca, a botta calda è meglio Roma o Martina Franca? Bellissima domanda, sotto vari aspetti sicuramente meglio Roma, anche perché offre sicuramente molte più prospettive, molte più diversivi. Però chiaramente Martina Franca, pur essendo un paese non piccolo, perché comunque sono è vero, 60.000 abitanti, si vive bene, c'è una quiete che magari in alcuni momenti in cui si è nel traffico impazzito di Roma si ha il piacere di vivere. Ebbene, sai qualcosa quei giorni che sei tornato a Roma, no? Assolutamente, ma poi l'ho vissuta per tantissimi anni questa situazione. Come in ogni situazione ci sono i pro e i contro, chiaramente adesso stiamo vivendo questa nuova avventura qui giù in Puglia, la situazione comunque è positiva, anche se poi insomma sono sempre vicino ai temi caldi che riguardano la mia città. Certo, allora prima della città però qualche battuta sulla squadra. Prima con Massimo Penzo abbiamo parlato di ipotetici scambi cessioni, Massimo è caduto dalle nuvole, ha detto: no guarda, è una favola, è una bufala, perché se io devo dare Rudiger all'Inter per prendermi Murillo è tutta la vita Rudiger. Io sono dello stesso avviso, però notizie di sottobanco parlano proprio di questo scambio diretto. A che serve? Serve all'Inter per fortificarsi, oppure probabilmente tu Murillo lo prendi per fare una panchina di prima scelta, ma i centrali della Roma potrebbero essere addirittura Luis Enrique e Manolas, se non partisse per quel di Germania o quel d'Inghilterra. Sì, vabbè, diciamo che siamo ancora nelle fasi iniziali del calciomercato, il campionato è finito la settimana scorsa e quindi chiaramente adesso cominciano a uscire fuori tantissime notizie. Ho sentito anch'io la voce che parlava di un possibile scambio fra Rudiger e Murillo, ma insomma per adesso lo catalogherei come una possibilità, anche perché Rudiger allo stato attuale delle cose non è ancora un giocatore della Roma, perché va riscattato entro il 30 giugno per 9 milioni di euro. In questa settimana se ne sono sentite su tutti i colori, anche per quello che riguarda Pjanic. Aspetta, perché il meccanismo sarebbe proprio questo. Allora, la Roma non riscatterebbe Rudiger, ci penserebbe l'Inter, guarda bene, ma l'Inter, grazie per la tua concessione, ti ringrazia per la tua concessione, uso sempre termini metaforici io, chiaramente, ti dà Murillo. Cioè io sinceramente rimango un po' perplesso, perché se tu cedi Rudiger per prenderti un grandissimo centrale, un campione del mondo per ipotesi dalla Germania, non lo so, dall'Olanda, dall'Inghilterra, un vero difensore centrale, beh, tanto di cappello, perché tu hai alzato la qualità e il livello della squadra. Ma se tu mi devi lasciare partire Rudiger per far arrivare Murillo e Luis Enrique titolare, cioè io comincio a pensare che c'è qualcosa che non va. Però io rimango perplesso comunque davanti a questa possibilità, anche perché i campionati di Rudiger e Murillo sono agli opposti. L'interista aveva iniziato molto bene la stagione, facendo credere insomma a tutti che fosse un giocatore di grandissimo livello, ma poi abbiamo visto soprattutto nel girone di ritorno, ma anche nella fase finale del girone di andata, che comunque ha palesato parecchi limiti a livello tecnico, mentre Rudiger, dopo un inizio un po' balbettante anche per colpa di una condizione fisica che ancora doveva ritrovare per un problema al menisco che l'aveva fermato nella stagione precedente, ha comunque fatto un buon finale di stagione, soprattutto nel girone di ritorno con Spalletti ha offerto prestazioni degne di nota. E quindi credo che adesso siamo comunque al 20 di maggio. La situazione andrà monitorata passo passo e l'obiettivo, da quello che si manifesta nelle parole del direttore sportivo Sabatini, ma anche dalle parole di Pallotta, è quello di costruire una Roma sempre più forte. Ricordiamo comunque che questa squadra è stata capace di fare la bellezza di 46 punti nel girone di ritorno, Roberto, che non sono assolutamente pochi, perché proiettati su un intero campionato fanno comunque 92 punti con
con i quali si vince al 99% il campionato di Serie A. Certo. È una rosa importante, ci sono giocatori di un certo valore, nei giorni scorsi Perotti, De Rossi, ma anche altri giocatori importanti hanno sottolineato come il vero mercato della Roma sarà quello di riuscire a trattenere i pezzi pregiati, quindi Pjanic, Manolassi, Florenzi, Nainggolan, gente che in questa stagione, soprattutto nel girone di ritorno, ha dimostrato di valere tantissimo per quello che è il livello del calcio italiano, e quindi chiaramente la situazione economica presuppone che la Roma debba comunque rientrare di almeno una quindicina, 20 milioni di euro. Speriamo che non ci siano sacrifici o comunque scambi di mercato particolarmente gravosi che possano abbassare il livello qualitativo della rosa. Oh, terzo posto ormai ufficiale, avevamo lasciato qualche piccola speranza forse per prendere il secondo, ma lì ci voleva un miracolo che il Frosinone sinceramente onestamente non avrebbe mai potuto raggiungere. Alla fin fine, per come è decorso e sviluppato questo campionato, il terzo posto certo è un obiettivo minimo, è un rimedio, però ci sta tutto, visto che come era andata la storia con Rudy Garcia, accontentiamoci tra virgolette di questo terzo posto, perché sarebbe potuto andare peggio. Però adesso bisogna rimboccarsi le maniche, fare una preparazione accuratissima, in modo tale da poter affrontare e il preliminare di Champions e la partita del 22 di agosto del campionato che inizierà. Assolutamente, bisogna fare, e in parte l'hai fatto anche tu sottolineandolo, due discorsi paralleli. Ad inizio anno con Rudy Garcia questa squadra parte sicuramente per obiettivi importantissimi, vincere lo scudetto, perché chiaramente venendo da due secondi posti, i due anni di Garcia, si è fatto comunque un calciomercato importante. In estate sono arrivati giocatori come Salah, come Dzeko, è arrivato Rudiger, è arrivato Digne, Szczesny, però insomma sappiamo tutti qual era la situazione di classifica poi tra novembre e dicembre, prima che la situazione degenerasse del tutto. La Roma si era ritrovata in una posizione di classifica totalmente deficitaria, al sesto posto, che avrebbe garantito a malapena l'accesso in Europa League, e quindi se la vediamo sotto l'ottica di inizio stagione è sicuramente un piccolo fallimento, perché il terzo posto non era sicuramente l'obiettivo stagionale. Assolutamente, vero. Ma chiaramente poi rispetto a quella che era la situazione a dicembre, questa squadra ha fatto cose importantissime. E adesso bisognerà affrontare questo preliminare, che non sarà semplice, perché Roberto, negli ultimi 5 anni le squadre italiane arrivate al preliminare sono andate fuori 4 volte su 5, solamente il Milan col PSV Eindhoven è riuscito a passare il turno. È una tagliola, perché le squadre italiane il 20 agosto comunque ancora non sono in forma, ancora non hanno una preparazione atletica importante. Proprio per questo la Roma partirà i primi di luglio per Pinzolo. Verrà fatta una preparazione adeguata, perché gli avversari che si dovranno affrontare probabilmente saranno di livello importante. Manchester City potrebbe essere il Porto, potrebbe essere il Villarreal o anche l'Ajax, l'Anderlecht, lo Shakhtar Donetsk. Parliamo comunque di squadre di alto medio cabotaggio, e bisognerà affrontare questa partita, tra l'altro andata e ritorno a cavallo della prima giornata di campionato, quindi il calcio vero inizierà già a metà agosto in questa stagione per la Roma. E bisognerà essere sul pezzo sin dall'inizio. Luigi, però, da dove si è finito? Da Milano, dalla prestazione di Milano, che è stata eccezionale sotto tanti punti di vista, nonostante, fammelo sottolineare, la pochezza tecnica del Milan palesata nell'ultima giornata. La pochezza tecnica del Milan è perché non c'è più armonia nello spogliatoio. Lì ci poteva stare pure Fabio Capello al posto di Cristian Brocchi, non sarebbe accaduto nulla di miracoloso né di positivo. Per quanto riguarda la Roma, allora, meno amichevoli di lusso, di spettacolo, che magari servono a fare cassa, però se non si possono fare non si dovranno fare, e più situazioni concrete, cioè meno amichevoli, tu ti prepari realmente per giocare e in Coppa dei Campioni, in preliminare e in campionato, perché da adesso in poi non si accetta più alcuna riserva, nel senso oddio sono affaticato, c'ho la lingua di fuori, c'ho il fiatone, no, perché adesso c'è uno staff di preparazione atletica davvero encomiabile, perché hanno recuperato giocatori che fisicamente erano letteralmente maciullati e macinati, hanno ridato loro una certa immagine positiva, adesso che ci sono fin dall'inizio. Io ritengo che i giocatori che indosseranno la casacca giallorossa dovranno dare il meglio di loro stessi. Beh, assolutamente, anche perché insomma
lo abbiamo visto che questa squadra ha dei valori importantissimi, quindi non bisognerà far altro che puntellarla in alcuni ruoli, magari fare qualche eccezione che possa essere meno dolorosa rispetto a quelle che si stanno vociferando in questo periodo. Per quello che riguarda il discorso economico, non credo che verranno fatte lunghe tournée all'estero, proprio perché magari raggranellare quei 2-3 milioni di euro poi vorrebbe dire pregiudicare il passaggio del turno in Champions League, che varrebbe molti, ma molti soldi in più. Per la Roma è di vitale importanza riuscire a centrare questo obiettivo per il terzo anno consecutivo, proprio perché permetterebbe di respirare dal punto di vista economico e allo stesso tempo magari di non andare a sacrificare un calciatore che possa essere diciamo importante in questo scacchiere. Però Roberto, dobbiamo anche ricordare che al di là di quelli che sono stati i giocatori di questa rosa, tornano da esperienze varie anche altri calciatori che potranno far bene o come valore tecnico all'interno della rosa, ma anche economicamente nel momento in cui dovessero essere ceduti. Faccio l'esempio di Paredes, che tra l'altro è stato aggregato nella breve tournée che farà la Roma, che sta facendo la Roma a Dubai, dove la società imbarcherà anche un bel po' di quattrini, cioè uniamo l'utile al dilettevole praticamente. Sì, c'è questa amichevole oggi alle ore 18 che la Roma fa contro la Lali, chiaramente si è andati là per raggranellare anche qualcosa di importante a livello economico. Tornando al discorso di prima, altri giocatori che possono essere utili, sicuramente Turbe, che viene da un'annata bruttissima, ma che Spalletti ha già detto che vorrà rivitalizzare e valutare nel precampionato. Certo. Saranno anche gli Aic, perché Mancini ha sottolineato come non verrà rispettato all'Inter. Dumbiala, saranno un po' più problematiche le questioni. Oggi il presidente del Sassuolo ha dichiarato che Politano è stato riscattato, quindi sono entrati nella cassa della Roma 3,5 milioni di euro. Sarà un mercato molto interattivo, ci saranno, come insomma è noto da quando c'è Sabatini, molti movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Auguriamoci solo che, insomma, come detto prima, quei 4-5 giocatori, lo zoccolo duro di questa squadra, rimanga, perché l'anno prossimo c'è un'occasione ghiottissima. È vero, è vero, è vero. Quindi ci lasciamo con questo augurio sulla Roma Calcio. Veniamo a Roma Città. Si voterà un giorno solo, ma non è negativo. Si poteva dare pure il lunedì mezza giornata per far votare la gente, no? Sì, anche perché insomma andiamo incontro alle belle stagioni, quindi alcuni avranno l'occasione di passare la giornata fuori città, un discorso di stanchezza, per qualsiasi altro motivo. Sono sicuramente d'accordo sul fatto che doveva essere concessa almeno un'altra mezza giornata fino alle ore 15, come era stata tradizione solita per le amministrative. Chiaramente il rischio che poi alcuni non vadano a votare c'è, e quindi non possiamo sapere anticipatamente quanto possa poi andare ad incidere questa percentuale sull'effettivo risultato finale, quantomeno per quanto riguarda il ballottaggio. Però insomma non è stata una scelta che io ho condiviso appieno, Roberto. Ma questa scelta della sola domenica è per paura del nuovo che avanza? E per nuovo intendo Virginia Raggi e Giorgia Meloni? Oppure del nuovo più generico detto? Bellissima domanda, assolutamente. Anche perché insomma gli exit poll, i sondaggi ci stanno dicendo che la Raggi viaggia a una percentuale di circa il 30%, quindi allora 29,7, questa è l'ultima proiezione. Non ci sono dubbi sul fatto che la Raggi andrà al ballottaggio, anche perché il Movimento 5 Stelle gode a Roma di una percentuale intorno al 33%, se non sbaglio, quindi sarà difficile che la Raggi non vada al ballottaggio, mentre per quanto riguarda il resto sembra sia una bagarre totale tra Giachetti e soprattutto la Meloni, che sta riguadagnando molti consensi, probabilmente anche per la sua campagna importante che sta facendo. Sto apprezzando molto personalmente la campagna che sta facendo la Meloni in questo periodo. E poi c'è sullo sfondo anche Marchini, che secondo gli ultimi sondaggi sembra leggermente più defilato, ma comunque non fuori dai giochi
giochi. Per... No, però allora ti do, guarda, oggi siccome è l'ultimo giorno utile per poter pubblicizzare i sondaggi, a parte che siamo tutti coscienti che il sondaggio è teoria, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, Allora, Virginia Raggi 29,5%, Giachetti 24,1%, qui qualcuno dice 24,2%, comunque 24,1%, 23,8 la Meloni, 16,7 Marchini e poi via via tutti gli altri. Quindi c'è un soffio tra, tra Giachetti e Meloni davvero sul filo del rasoio. Sì, fermo restando che c'è sempre quella percentuale di scarto per la quale insomma chi ha effettuato il sondaggio possa non dire effettivamente la verità, ma insomma diciamo che tra Giachetti e la Meloni è una volata. Se la battono veramente per pochi migliaia di voti, insomma. Veramente sì, parliamo di due ideologie, due concetti di sindaco completamente differenti tra loro, anche loro rispetto a quanto potrebbe esserlo la Raggi. Sappiamo dei grandissimi problemi che ha questa città, che è commissariata sì. dal 30 ottobre dello scorso anno, quindi ben... giova ricordarlo, bravo, bravo, bravo. Roberto, una città come Roma commissariata da 7 mesi è veramente uno scempio. Io voglio, pretendo che il nuovo sindaco di Roma abbia alti valori morali, ma soprattutto riesca ad avere delle idee chiare e che riesca a fare soprattutto per quello che riguarda i punti principali di quelli che sono le problematiche di Roma, riesca ad agire al più presto possibile, quindi quelli che sono i problemi del sociale, la piccola criminalità organizzata, la gestione dei campi rom, le case popolari e allo stesso tempo per quello che riguarda il problema grosso della viabilità, perché sia il traffico ma soprattutto le buche che contraddistinguono la città di Roma. Roberto, permettimi di dirlo. Prego, che, prego. Alcuni mesi lontano da Martina mi hanno fatto evidenziare, da Roma, scusa, mi hanno fatto evidenziare quanto sia annoso questo problema delle buche a Roma. Il maltempo, perché ogni volta che ci sono degli acquazzoni a Roma la città si ferma o comunque si paralizza e di conseguenza il traffico ne risente. La gestione delle varie gare di appalto, sono tutti problemi per i quali il nuovo sindaco di Roma dovrà riuscire a mantenere fermezza e a portarli avanti con le dovute precauzioni, ma allo stesso tempo cercando di risolvere questi problemi che purtroppo da troppi anni rimangono o irrisolti o comunque incompiuti. Luigi, ma ci volevano due donne, Virginia Raggi e Giorgia Meloni, una del Movimento 5 Stelle e l'altra di Fratelli d'Italia, per tentare di svegliare un torpore che altrimenti sarebbe andato avanti ancora altri 5 anni. Cioè, nel senso, se non fossero apparse queste due persone, la Raggi e la Meloni, gli altri dormivano sonni tranquilli. Ma sai, Roberto, è anche forse il gusto della novità, il voler proporre qualche cosa di diverso rispetto a quelli che sono stati per anni gli standard per quello che riguarda il sindaco di Roma. Stavo leggendo una statistica comunque che, di cui va tenuto conto. Dal 1946 ad oggi sì. C'è stato solamente un sindaco a Roma di destra, Gianni Alemanno, dall'aprile del 2008 alla fine del 2013. Io non so quanto insomma questa possa rimanere una statistica o comunque il fatto che Roma è una città di centrosinistra. So per certo che insomma per la Meloni non sarà semplice riuscire a farla franca in questa situazione, soprattutto con una persona come la Raggi, forte perché ha dietro un partito che è il Movimento 5 Stelle, che nel corso degli anni ha fatto comunque bene, riuscendo ad ampliarsi e allo stesso tempo a guadagnare sempre più consensi. Credo allo stesso modo che il Movimento 5 Stelle abbia voluto appositamente mettere una figura femminile proprio per differenziarsi, per far sì che insomma per dare un taglio netto rispetto al passato e per far vedere che si può guardare oltre, allo stesso modo anche con una donna, nello stesso con perspicace ottimismo. Però mai come questa volta, sicuramente la gara è tiratissima, mancano ancora 15 giorni e quindi ne potremo riparlare magari a bocce ferme. Certo, sì, sì. Per quello che sarà l'esito
della prima votazione. Pronto? Sì, Roberto. Sì, della prima votazione, perché quasi sicuramente andremo al ballottaggio, no Luigi? Sì, sì, ma non c'è il benché minimo dubbio, anche perché ci sono almeno 3-4 candidati, quelli che sottolineavo prima, che hanno delle percentuali molto alte perché sono molto forti. Lo stesso Marchini comunque partiva da una lista civica, poi è stato comunque appoggiato da Berlusconi, e i consensi su Marchini sono comunque intorno al 14-15%. Sono al 16,7. Sì, quindi Roberto, chiaramente dal 30 e qualcosa della Raggi al 16 di Marchini, insomma c'è un abisso, che insomma si vada al ballottaggio. E anche perché pure con l'annessione di Forza Italia, Marchini dall'11 dal 12 praticamente è passato al 16, solo un 4% in più ipotetico. Cioè tutto sto confluenza di voti per il momento non esisterebbe. Cioè le due donne stanno convogliando fiumi di voti verso di loro, ne sta facendo le spese anche Giachetti, perché la riammissione della lista Fassina di sinistra, di questi moderni figli del Partito Comunista Italiano, fa sì che chi si riscontri in quell'ottica politica non va certo a votare il Partito Democratico, insomma. Assolutamente, Fassina che tra l'altro dovrebbe essere intorno all'8%, se non esatto, vero. Vero, qualcuno l'ha detto all'1,2, no, Fassina sta tra il 6 e l'8%, e se sono voti rosicchiati a Giachetti è chiaro che Giachetti scenderà. Sì, però è pur vero che nel momento in cui Giachetti dovesse arrivare al ballottaggio, per una sorta di filo conduttore, i voti di Fassina dovrebbero poi giungere tutti a Giachetti. Sono tutta una serie di ipotesi e supposizioni che stiamo facendo per cercare di capire ed analizzare quella che può essere la situazione. La certezza è che insomma Roma probabilmente si prepara ad una svolta epocale, perché una città così grande, la città più grande d'Italia, che probabilmente verrà governata nei prossimi 5 anni, se tutto dovesse andare bene, dal Movimento 5 Stelle, è una svolta epocale. Movimento 5 Stelle che comunque ha dei sindaci sparsi in Italia, forse la città più importante al momento è Parma con Pizzarotti, che comunque non ha fatto assolutamente male, però parliamo sempre di una situazione che dovrà essere monitorata passo passo e vedere insomma come andrà. Chiaramente l'elettore ha voglia di novità, proprio perché è rimasto scottato dalle ultime vicissitudini, da una gestione del Comune di Roma non proprio esemplare negli ultimi anni, e quindi Roberto staremo a vedere, insomma, c'è grande curiosità attorno a... Vedremo un attimo che accadrà. Catiuscia aveva chiesto, dice, ma che è cambiata la trasmissione? Beh, è cambiata la trasmissione perché non c'è più il campionato, e oggi abbiamo voluto fare questo ponte tra la Roma Calcio e Roma Città, quindi Roma Extra Roma, quindi Roma scritto in caratteri cubitali, quella è la squadra, è guai che ce la tocca. Extra vuol dire che andiamo verso Roma, che va verso le elezioni comunali. Ci è sembrato giusto e doveroso dare anche un commento, io ritengo super partes, poi è chiaro che ognuno di noi esprime le proprie simpatie, le proprie opinioni. Questa trasmissione non ha alcun dubbio, alcuna situazione nel dire che appoggia la lista di Giorgia Meloni, come da altre parti della stessa emittente radio, quindi di Stappa Radio, si appoggia Virginia Raggi, e come il giovedì con l'amico Norberto Nicolai ci sono quelli della lista Marchini e ci sono altri componenti di altre liste, quindi rispettiamo, diciamo, tutti coloro che si presentano e coloro che chiedono degli spazi per poter parlare, perché siamo democratici, siamo aperti a tutti, quindi non chiudiamo lo spazio a nessuno. Chiaramente dobbiamo canalizzare i giorni, non possiamo far parlare tutti i giorni, è normale che in ogni trasmissione ci sarà un gruppo di candidati o di esponenti di un certo movimento politico e di un cert'altro quando sarà. Lasciamo la completa libertà a tutti. Chiaramente se le richieste non arrivano in tempo opportuno non potranno essere esaudite dalla nostra direzione, che si metterà al lavoro per trovare appunto degli spazi idonei. Luigi Pasculli,
Grazie della costanza, anche finito il campionato. Stavolta l'ho detto, ci dovremmo sentire anche per tastare il polso, non solo alla squadra, ma alla nostra città. E io gradirei se tu vorrai e potrai, chiaramente che finite le elezioni comunali con i dati ufficiali, cominceremo a commentare anche quelli dopo, no? Assolutamente, è doveroso perché insomma è un qualcosa che riguarda la nostra città e soprattutto che riguarda il futuro di questa città, quindi se ne avrò l'occasione, insomma il piacere sarà tutto mio di poter intervenire e di commentare quella che sarà l'evoluzione di Certo, queste elezioni amministrative. anche così per farci conoscere dai nostri amici e dalle nostre amiche anche sotto un'altra veste, al di fuori del mondo del calcio, perché ci ha scritto una volta una certa Nadia: voi campate solo di calcio, non avete i piedi per terra. Magari fosse così, magari vuol dire che io sarei miliardario e il signor Pasculli sarebbe miliardario. E invece Magari, viviamo la magari. vita di tutti i giorni con i nostri problemi, le nostre difficoltà. E secondo me, poi lo lascio il commento finale al direttore di redazione di questa La Roma, noi diamo al calcio il valore che è più idoneo, più appropriato, cioè di una passione, di una gioia, di uno sport, ma non lo, né lo sottovalutiamo, ma neanche lo sopravvalutiamo. A te la conclusione, Luigi Pasculli. Assolutamente, Roberto, non posso che sottoscrivere in pieno le tue parole. Noi ogni venerdì ci divertiamo nel parlare di calcio, di quella che è stata la settimana della Roma, di valutarne le prospettive, però chiaramente sappiamo benissimo, per rispondere alla signora Nadia, che comunque il calcio rimane uno sport, una passione, sì, ma allo stesso tempo un divertimento, e ci sono anche tante altre cose all'interno della nostra vita sociale, che hanno bisogno di risalto. In questo momento chiaramente siamo a 2 settimane da importantissime elezioni del Comune di Roma e non potevamo, insomma, non parlarne e non analizzare quella che è la situazione attuale. Allora, tantissimi saluti anche alla tua gentilissima consorte e tanti saluti, se li potrai portare, se lo sentirai, non lo so, all'amico Francesco Mongelli, anche se è dall'altra parte sportiva della città, non lo so, purtroppo c'ha sto sbaglio, sto errore qui, non è colpa sua. Se ci sente ci trita tutti e due. Sì, assolutamente, ho avuto No, modo poi. di vederlo la settimana scorsa quando sono stato a Roma, siamo stati a cena insieme. Insomma, nonostante le vedute completamente differenti dal punto di vista calcistico, è sempre un piacere incontrare gli amici e Certo, colloquiare. perché poi il valore è quello, è l'amicizia, no? Assolutamente, È è un diamine. valore importantissimo. Esatto. Luigi Pasculli, buon fine settimana. La trasmissione allora è stata emessa dagli studi di Stapp Radio e verrà poi trasmessa in differita da RDA Radio 1 e da tutte le altre emittenti del circuito. Ti mando un grande abbraccio e buon weekend. Grazie mille Roberto, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao, grazie, ciao ciao. Ringraziamento così al direttore di questa La Roma, Luigi Pasculli. Ci fermiamo un attimo per il prossimo collegamento, grazie.